Bene, questo è un argomento che tratto spesso con i miei allievi, perché osservo sempre quanto impegno ci mettono per apprendere magari una tecnica che possa aumentare la loro capacità di memorizzare le informazioni, quanta energia ci mettono per diventare magari degli amanti migliori, quanta forza ci mettono nel lavorare sul proprio fisico per sembrare delle persone più belle, più sane. E tutto questo però nasce per cercare di soddisfare dei bisogni personali legati all'avere più potere, all'avere più visibilità, all'avere più denaro, all'avere più amicizie, più capacità di conquistare qualcuno e avere dunque dei partner per avere più sicurezza nella vita. Attraverso il denaro possiamo curarci come vogliamo, possiamo avere la casa che vogliamo, la macchina che vogliamo e conquistare anche il partner che vogliamo. E tutto questo nasce un po' da quando siamo piccoli, perché già da piccolini ci inculcano l'idea, no, di chi dobbiamo essere da grande. No, sapete, ognuno poi risponde: il pompiere, l'idraulico, l'ingegnere, l'astronauta, l'impiegato, il chirurgo. Tutti aspirano sempre da piccolini a qualcosa di magico perché pensano che con il raggiungimento di quella etichetta che ci appiccicheremo addosso, riusciremo a soddisfare tutti i nostri bisogni, riusciremo a diventare qualcuno, almeno per la società, saremo riconosciuti nella società, avremo un ruolo nella società e ci potremo muovere in questa società così difficile e complessa nel modo migliore, dimenticandoci invece che questi bambini dovrebbero essere degli adulti felici e per essere adulti felici, che possono anche soddisfare il loro bisogno, bisogna prima lavorare, impegnarsi e lavorare su se stessi. E qui la difficoltà, la crescita personale mi porta a un obiettivo anche facile, veloce. Se devo studiare 2 mesi per apprendere una lingua che mi permetterà di avere un lavoro che mi farà guadagnare di più, bene, lo posso fare. Se devo apprendere a comunicare in un certo modo o a cambiare il mio modo di propormi con gli altri, o anche a gestire la rabbia per avere maggiori possibilità nel gestire i miei colleghi di lavoro o i miei dipendenti. Beh, questo lo facciamo. Lo facciamo. Vedete quanti soldi le persone investono e quanti libri si comprano. La maggior parte di questi libri hanno dei titoli simili, no? Come poter fare più denaro? Come guadagnare con Amazon velocemente, come poter avere dei soldi facili con le criptovalute e tutti sempre questi metodi, sempre che devono essere sempre più veloci per portare al risultato più grande. E tutti ci mettono una grandissima energia lì, anche le persone che sono in grande difficoltà continuano a cercare la strada più breve. In realtà il paradosso è questo, che invece nella crescita personale ci vuole lo stesso impegno, la stessa determinazione, ma i risultati possono avvenire in tempi completamente diversi e non definibili, perché il tempo della vita è sempre diverso dal nostro tempo mentale o dal tempo mentale che qualcuno decide: guarda, se fai questa meditazione per 21 giorni di seguito accade questo, potrebbe accadere questo. Il problema è che non sempre accade. Se siamo pronti a andare oltre, se siamo pronti a superare quella difficoltà, a integrare qualche cosa, lasciarla andare per evolvere sempre di più, allora le cose accadono, altrimenti bisogna continuare a lavorare. Allora questa fatica, senza sapere quale sarà il momento del raggiungimento di un obiettivo, diventa difficile da perseguire. Allora la stessa persona posta in queste due situazioni sceglierà sempre la strada della crescita personale.
Investo su di me, investo sul miglioramento di alcuni aspetti e questo mi porterà a diventare una persona migliore. Sicuramente sarai una persona migliore di tante altre, ma se non lavorerai di pari passo anche sulla crescita personale, ti troverai a un certo punto che avrai ottenuto tutto quello che desideri, che sarai parte del sistema, sarai integrato nel sistema, ma inizierai a sentire un vuoto interiore. Quella sarà la tua anima che ti sta riportando lì dove dovevi essere sin da piccolino, a quel pensiero di essere prima un bambino felice, prima ancora di diventare un ingegnere, un astronauta o un architetto. Ti abbraccio il cuore, da cuore a cuore. Ah, oh.